approva i bilanci di Arse Fondazione Sistema Toscana, ma l'opposizione vota contro. Il premio Ali del Pegaso al campione italiano di ciclismo Simone Velasco. Dal 26 ottobre a Monte Cassini Terme, la nona edizione di Food and Book. Via libera al bilancio di esercizio 2022 dell'Agenzia Regionale di Sanità. Il bilancio ammonta a 2.736 milioni di euro, all'80% impiegato per le spese per il personale. L'utile è di quasi 77 mila euro. Parte di queste risorse, su proposta della Commissione Sanità, saranno restituite ad ARS per una ricerca sul ricorso alla sanità privata da parte dei cittadini toscani. Sì, bilancio di ARS, come tutti gli anni, abbiamo approvato il bilancio di ARS 2022, quindi quello consuntivo, è un bilancio che è in linea con quelli che sono gli impegni anche di contenimento della spesa. Noi sappiamo il finanziamento di ARS ormai da tanti anni è lo stesso e dall'anno scorso è stato anche un po' contratto. Questo ARS è stato capace di farlo senza ridurre l'attività di ricerca che è stata alta anche durante quest'anno e quindi insomma un risultato comunque importante. Il bilancio presenta un avanzo d'amministrazione che, come prevede le leggi, noi abbiamo la possibilità o di rimandarlo nel bilancio, quindi nel bilancio generale della regione, o di mantenerlo ad ARS vincolandolo ad un lavoro specifico, e abbiamo chiesto appunto che ARS faccia un lavoro sull'andamento della spesa privata da parte dei toscani in sanità non convenzionata, anche perché c'era uno studio ante Covid e quindi questo poi ci può permettere di fare un benchmark dell'evoluzione da prima del Covid ad ora su quello che spendono i toscani in sanità privata, e sappiamo essere un elemento di criticità insomma di tutto il paese e quindi anche della Toscana. Un lavoro, quello dei ricercatori di ARS, in grado di dare un contributo alla gestione della sanità pubblica in un periodo particolarmente complesso. L'ARS sta dimostrando di essere una società in equilibrio, all'ARS va chiesto sempre qualcosa di più. Lo stato della salute toscana non è in salute, questo è un dato di fatto oggettivo, serve migliorare la risposta dei servizi sanitari della Toscana, su questo noi stiamo lavorando per incidere, penso sulla possibilità di utilizzare anche del personale che ha dei titoli riconosciuti a livello europeo ma che possa lavorare, perché oggi a livello di sanità convenzionata o privata c'è difficoltà a trovare il personale, c'è una difficoltà del sistema pubblico a dare risposte puntuali in tempi certi e quindi bisogna migliorare, c'è una difficoltà economica a far quadrare i conti, le questioni sono aperte, quindi credo che l'ARS possa essere di supporto al decisore politico per assumere delle scelte di responsabilità che credo nelle prossime settimane vadano assunte. Il bilancio è stato approvato con i soli voti della maggioranza e nonostante il voto contrario dell'opposizione, che ha contestato non tanto i conti quanto la gestione dell'agenzia. Allora, il bilancio di ARS è un bilancio ineccepibile, anzi forse troppo, perché avanzano 70.000 euro, quindi noi ovviamente quando c'è una società che funziona dovrebbe consumarli tutti e probabilmente chiederne dei nuovi, invece il bilancio da 4 milioni è passato a 3 milioni e 500, 3 milioni e 600, quindi è evidente che non viene utilizzata nella potenzialità delle sue competenze. Credo che debba essere rivista un pochino la funzione di ARS, e questo compete al Consiglio regionale. Come ho detto in aula, se nel 2025 vinceremo noi forse cambierà anche questo. Ma le critiche hanno riguardato anche la capacità di programmazione del lavoro dell'agenzia. Noi non abbiamo un sistema che oggi garantisca un monitoraggio attento sull'impiego delle risorse e l'Agenzia Regionale di Sanità non può ridursi a svolgere il proprio ruolo di semplice monitoraggio, di semplice raccordo, quando invece potremmo sperare e auspicare di avere dei soggetti delle agenzie regionali che svolgano un ruolo molto più attivo, ripeto, proprio in termini di programmazione. Quindi, come dire, il tema delle risorse è un tema che c'è nel sistema sanitario,
Il tema invece che viene molto spesso sorvolato, su cui spesso non si dibatte, è quello della programmazione. Non stupiamoci se molto spesso ancora le liste di attesa non riescono ad essere smaltite nel nostro sistema sanitario, perché questo dipende, dal nostro punto di vista, da una totale mancanza di programmazione rispetto ai fabbisogni. Questo è, diciamo, il tema sulla questione sanitaria. Nel corso dell'ultima seduta, il 12 ottobre, l'Aula ha approvato sempre a maggioranza anche il bilancio di esercizio 2022 di Fondazione Sistema Toscana. I conti si chiudono con un utile pari a 200.676 euro, in crescita di quasi il 26% rispetto al 2021, grazie all'aumento del valore di produzione. Risorse che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare al piano di riequilibrio. Quest'anno la Fondazione, forse per la prima volta, addirittura non ha sforato il limite di autorizzazione che la Giunta gli aveva concesso con riguardo alle risorse umane, e non lo ha fatto benché il valore della produzione sia aumentato del 2%, quindi un aumento contenuto dei costi inferiore al valore della produzione, tant'è vero che il bilancio è inutile. Quindi abbiamo approvato a maggioranza, le opposizioni rilevano al solito una sovrapposizione con i compiti di Sviluppo Toscana, ma è bene ricordare che è solo una parte delle cose che Fondazione Sistema Toscana fa ad andare in, più che in sovrapposizione, in convergenza, in sinergia con l'operato di Sviluppo Toscana. In realtà Fondazione Sistema Toscana ha un'operatività ad amplissimo raggio su tutti i settori della cultura, della diffusione, soprattutto la Film Commission, tutto il lavoro sul digitale con l'Internet Fest. L'opposizione anche in questo caso ha votato contro, tra le criticità quelle di una sovrapposizione dei compiti tra Fondazione e Sviluppo Toscana e di una promozione troppo standardizzata. Fondazione Sistema Toscana è una società in house della regione, diciamo che promuove il marchio Toscana. Noi della Lega abbiamo sempre sostenuto che il marchio Toscana, oltre ad essere promosso da Fondazione Sistema Toscana, è anche una caratteristica di Sviluppo Toscana. Quindi secondo noi uno dei due è di troppo. Da quando la Regione Toscana ha deciso di chiudere le aziende di promozione turistica, le APT, che capillarmente gestivano la promozione turistica sui nostri territori, viene fatta una promozione turistica a livello toscana un po' a macchia d'olio, cioè non c'è più una corrispondenza, non c'è più una logicità, il turismo deve essere programmato e quindi dobbiamo tornare a gestire la promozione turistica in maniera capillare e sicuramente più adeguata rispetto a quello che stanno facendo adesso. L'opposizione ha sollevato anche dubbi sulla possibilità di misurare, dati alla mano, l'efficacia dell'azione di fondazione. Ancora oggi non ci vengono dati con esattezza quelli che sono i parametri, gli indicatori che ci dicono se veramente i soldi investiti all'interno di questo contenitore importante della regione sono soldi che raggiungono l'obiettivo. La domanda famosa: se non ci fosse questo ente della regione toscana, il turismo in Toscana sarebbe il medesimo, sì o no? Si svilupperebbe nel medesimo modo o no? Non ci sono indicatori che ci permettano di rispondere a questa domanda e ci dispiace, perché l'impegno degli operatori, tutti coloro che lavorano, è grande. Il turismo è un metacomparto profondamente intriso di peculiarità che sono della regione toscana, ed è importante che il turismo sia portato avanti bene nel rispetto del territorio. Questo ente può aiutarci a farlo, ma noi non abbiamo neanche i misuratori per capire se possiamo aiutarlo a fare di meglio o meno. Viene dall'Isola d'Elba il nuovo campione italiano di ciclismo, Simone Velasco, 27 anni, insignito nei giorni scorsi del premio Ali del Pegaso dal Consiglio regionale della Toscana. Sono davvero felice, onorato di poter conferire le Ali del Pegaso, il riconoscimento ai migliori giovani della nostra regione, a Simone Velasco, campione italiano di ciclismo. La Toscana è terra di ciclismo, la Toscana è terra di sport e un altro grande campione sta crescendo. In bocca al lupo Simone, avanti così, è un bel insegnamento anche per le tante ragazze che si avvicinano a questo splendido sport. E poi il prossimo sarà l'anno di due tappe del Giro d'Italia
e della partenza del Tour de France. Viva il ciclismo, viva la Toscana! Un riconoscimento che arriva a seguito della vittoria di Velasco nel campionato italiano dei professionisti. Ma è un grande orgoglio, è il motivo per il quale il Consiglio regionale consegna la massima onorificenza alle ali del Pegaso, che è il senso di un giovane che vola, è volato a vincere un campionato italiano, a indossare una maglia tricolore che nel ciclismo ha un valore importante perché se la porterà con sé per un anno in tutte le competizioni professionistiche, porta in giro il nome dell'Italia nel mondo, ma porta in giro la nostra isola, l'Elba, che poi di fatto è un'isola che rappresenta la Toscana, e questo per noi è un motivo di soddisfazione. Simone Velasco è un orgoglio prima di tutto toscano, che rappresenta la grande tradizione del ciclismo toscano e in questo caso anche elbano, essendo lui dell'isola d'Elba, campione d'Italia. Ci rappresenta anche nella tipologia dello sport, perché il ciclismo è uno sport dove la passione di questo ragazzo l'ha portato a un traguardo così importante. Oggi è uno dei campioni a livello italiano che si sta affermando e su cui possiamo puntare. Questo è motivo sì di grande orgoglio. La soddisfazione dell'atleta. Devo ringraziare tutti per questo bellissimo riconoscimento, per me è un onore. Quest'anno è stata un'annata quasi magica e abbiamo raggiunto grandi risultati, tra cui la maglia tricolore, che è motivo di grande orgoglio per noi, e dai, siamo fiduciosi di poter continuare su questa strada. Indossare la maglia tricolore lungo tutte le strade del mondo è sempre un brivido che corre lungo la schiena, è la responsabilità di una nazione, e quindi è appunto una spinta in più a dare sempre il massimo e a far vedere quanto vale la nostra terra e insomma e noi. Quest'anno ho vestito più volte la maglia azzurra, prima ai mondiali su strada di Glasgow, e dove abbiamo fatto un'ottima prestazione con un altro toscano doc, Alberto Bettiol. Purtroppo non abbiamo centrato il risultato pieno, ma comunque è stata una grande prova di squadra. E poi ultimamente ho preso parte anche al Mondiale Gravel in Veneto, e dai, una bella soddisfazione dopo il Giro di Lombardia prendere parte ad una competizione comunque prestigiosa, di essere competitivi. Sono giunto settimo alla fine, primo degli italiani, quindi dai, magari in un futuro guarderemo anche con un occhio più di riguardo questa nuova disciplina e cercheremo di fare buone cose anche là. Sono nato e cresciuto sulle ruote grasse della mountain bike all'isola d'Elba e ho fatto tante volte sentieri di capoliveri e di tutta l'isola, e quindi è sempre un piacere tornare a battere le strade sterrate. Torna a Monte Catini Terme Food and Book, la cultura del cibo e il cibo della cultura, il festival che mette insieme chi la cucina la fa, come gli chef, e chi di cucina ne scrive, come gli autori di settore. La manifestazione, giunta alla nona edizione, si terrà da giovedì 26 a domenica 29 ottobre. La cultura del cibo e il cibo nella cultura, un binomio assolutamente vincente che fa di Food and Book una delle manifestazioni eccellenti della nostra Toscana. Quest'anno è arrivato alla nona edizione e siamo molto curiosi di questa edizione di Food and Book anche dal punto di vista programmatico culturale, perché si tratterà di temi molto seri, l'olio che è sicuramente uno dei prodotti identitari della nostra Toscana, e il tema del lavoro nella ristorazione e nel turismo. Non sempre è facile trovare delle figure professionali in questi settori, e quindi ecco, si collegherà l'attenzione per il mangiare anche a temi culturali e politici che sono sicuramente molto importanti. Una manifestazione che chiude la stagione di iniziative della città di Montecatini. È un'edizione molto centrata sui temi dell'attualità. Parleremo dell'olio, che è un tema identitario per la città e per la Toscana. Parleremo dei problemi che il mondo dell'oreca, della ristorazione, degli alberghi, dei pubblici esercizi hanno rispetto al tema lavoro, e questo lo faremo con degli interlocutori piuttosto importanti. Questo nell'ambito di quello che poi Food and Book è stato e sempre si ripropone di essere, cioè un momento di incontro tra
la cucina, gli assaggi, la presentazione di libri, libri che chiaramente girano intorno al tema del cibo, confermando quello che Montecatini fa e intende fare, cioè cultura per almeno 9 mesi l'anno. Food and Book è un po' la chiusura del momento di fine stagione, cioè Food and Book, poi le nostre strutture restano aperte per il comics e poi planiamo un po' riposando al momento natalizio, dove la città si riattiva e si riaccende. E per la nona edizione sono in programma alcune novità. La novità di quest'anno è l'attenzione forte per quanto riguarda il lavoro dei giovani. Come è noto, c'è difficoltà oggi a trovare nei ristoranti, negli alberghi, il personale per il servizio. Poi abbiamo spazio all'olio, ci sarà un convegno sull'olio, sull'importanza dell'oroturismo con personaggi importanti del settore. Ma poi la cosa bella è Montecatini. Tutto quanto si svolge in più sedi e c'è la possibilità di passeggiare da una parte all'altra e nel frattempo vedere Palazzi Liberty, vedere la mostra di Galileo Chini. Sarà una cena di gala che abbiamo realizzato in omaggio a Edoardo De Filippo. Edoardo De Filippo, giovane, a 31 anni, insieme con la sua nuova compagnia, con Tetina e Peppino De Filippo, arrivò a Montecatini. Comunque ci saranno appunto tanti incontri con scrittori, chef, convegni, ecco, poi c'è il nostro sito www.foodandbook.it dove è possibile trovare tutte le informazioni e tutto il programma. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.